Beh, come si fronteggia? Noi Grazie. qui in Cinghiera, ma siamo lavorando, siamo in trincea, lavoriamo, siamo la maggior parte di tempo al telefono per fare il nostro triage telefonico, per dare consigli, per rassicurare. E quando è possibile, quando dobbiamo per forza vedere questi bambini che hanno una patologia di diversi giorni, diamo degli appuntamenti per farli venire in ambulatorio. C'è da dire che ovviamente che i bambini, anche se diciamo, abbiamo visto che sono coloro che sono meno interessati, nel senso che in Italia fino ad oggi risultano che i bambini sotto i 20 anni non c'è stato nessun ricovero in terapia intensiva o non è stato registrato alcun decesso nella fascia da 0 a 3 anni. Però i bambini possono benissimo anche contagiare, possono stare in casa, magari avere un semplice raffreddore e magari contagiare l'adulto o la persona anziana. Allora, come si può, diciamo, aiutarli? Come si può combattere? Non ci sono antibiotici, non ci sono vaccini per il momento. L'unica arma che abbiamo per combattere, per tenere fuori, lontano questo virus è quello di stargli lontano, cioè significa stare a casa e non incontrarlo. Solo stando a casa non lo incontriamo. Questo è un grande sacrificio che io capisco che in questi giorni le famiglie sono costrette a stare a casa e non uscire, ma come diceva poco fa il sindaco, bisogna cercare di eliminare il più possibile dal fare la spesa una volta al giorno, cercare di allontanare questi tempi, di andare ogni 7 giorni, 10 giorni, evitando quindi di incontrare queste persone, quindi di portare eventuale, perché le persone più a rischio, che sono quelle che sono asintomatiche, non sappiamo se possono, se lo hanno o non lo hanno. Quello che stamattina il capo della Protezione Civile Borrelli diceva che, una sua idea, però diceva che ogni persona malata ce ne saranno 10 che noi non le conosciamo perché non sono asintomatiche, quindi non 60.000 ma 600.000 persone. E allora l'unico modo, come dicevo prima, è quello di stare isolati a casa e quindi solo in questo modo potremmo, secondo me, sconfiggere questo virus. Non so se ha Ecco, delle domande da farmi. sì, no, le volevo chiedere, insomma, come riconoscere i sintomi di questa malattia nei bambini? Nei bambini, come negli adulti, i sintomi sono quelli di una febbre. Febbre si intende una temperatura sopra i 37,5, tosse, dispnea. Questi sono i sintomi che possono fare allarmare. Però, oltre ai dati clinici, ci vogliono anche i dati anamnestici, cioè a uno di questi sintomi si dovrebbe associare anche la presenza di un genitore e di una persona che è stata vicino a questo bambino che abbia incontrato una persona che sia stata malata, abbia contratto questo virus, perché altrimenti, come mi è capitato 10 minuti fa, un bambino che mi telefona che aveva 38 di febbre, però un bambino che sta a casa da 20 giorni, con un genitore che sta a casa da 20 giorni, beh, io direi può stare tranquillamente serena a casa perché non c'è questo rischio. Però ecco, il problema è questo, altrimenti diciamo ci sono anche le forme più leggere, virali, che possono essere semplici forme di raffreddamento, e se un bambino sta un po' raffreddato non è che uno può pensare subito al coronavirus, bisogna sempre associarci con gli altri dati anamnestici. Ecco, ci sono dei farmaci, stiamo sentendo in queste ore vari farmaci che si stanno anche sperimentando, ma come nel caso si affronta questo tipo di malattia nel bambino? Ma nel bambino, come nell'adulto, ancora è tutto in itinere, si sta tutto ancora sperimentando, ancora non è che si può dire, ci sono diversi farmaci che stanno provando, però ripeto, nel bambino maggiormente non si possono assolutamente ancora usare nulla, a parte il fatto che nel bambino, come stavo dicendo prima, terapia intensiva sotto i 20 anni non ce ne sono nessun ricovero, non c'è nessun decesso, non ci sono polmoniti da coronavirus nei bambini, quindi è un argomento che non si può neanche porre Come nei si bambini, spiega ma negli adulti. questa cosa? Cioè, c'è una spiegazione medico-scientifica per questo fenomeno? Sì, per spiegare questo fenomeno della resistenza di bambini e giovani all'attacco del coronavirus, ci sono diverse possibili ipotesi. Una, che la leggevo poco fa, diceva che è quella dell'allenamento del sistema immunitario. Questo, tra virgolette, allenamento, dice che i più piccoli, grazie alle vaccinazioni, riescono a combattere meglio questi virus. Potrebbe essere una spiegazione questa.
Questo ci aiuta, insomma, in tutto il discorso sulle vaccinazioni che c'è stato negli anni e nei mesi passati, su, insomma, tutte le polemiche nel fare i vaccini. Mi sembra di capire che, questo coronavirus ancora una volta ribadisce l'importanza di vaccinare i bambini. Non a caso ci sono delle zone dove ci sono molti casi di malati di coronavirus, nel sfogliare un pochino alcune documentazioni, vado a vedere che in queste zone c'è una grande influenza dei Novax. Ora, sarà vero questo? È da dimostrare anche questo. Infatti, sono questi studi che si stanno avanzando per vedere se effettivamente c'è una certa correlazione di non vaccinazione e presenza più di coronavirus. Possiamo rassicurare dunque i genitori sul fatto che se il bambino ha la febbre ma non è uscito e gli stessi genitori magari sono a casa e non vanno a lavorare, possono stare, diciamo, tranquilli. Sì, ma sì, perché se un bambino anche ha febbre, ha solo febbre, ma sta a casa da più di 14-15 giorni, può stare tranquillo, non ci serve per forza di andare a fare un tampone. Nei casi in cui è chiaro, un genitore lavora in un'industria, una fabbrica, un ospedale che va, è costretto ad andare a lavorare e il bambino comincia ad avere febbre, è normale che in questi casi è consigliabile fare un tampone. Ultima domanda che le faccio, tutti i genitori insomma riportano a casa la spesa, insomma cose che arrivano da fuori, molti genitori si domandano dobbiamo disinfettare tutto, se il bambino tocca magari la merce arrivata da fuori e poi si mette le mani in bocca, come ci dobbiamo comportare? Su questo cosa ci può dire? Ma sì, ma questo è chiaro che l'igiene è l'aspetto principale che andrebbe sempre, non solo in questo periodo. È importante che quando il genitore torna a casa cercare di lavare le mani, la spesa ovviamente se uno ha preso con dei guanti o con un sistema tale che non ha avuto problemi di contagi, non sono problemi. Voglio ricordare che anche questo virus non è come il semplice raffreddore che diciamo si può emanare tramite l'aria. Ma è diretto, è un virus che si può prendere soltanto con contagio diretto, cioè con colpo di tosse o uno starnuto, perché si dice almeno una lontananza di 1 metro, perché non si trova nell'aria, ma si trova solo per via diretta, quindi tramite il contatto con una persona che è stata male, che ha avuto il coronavirus. Io la ringrazio, dottore, per questo collegamento. Le auguro chiaramente un buon lavoro. Insomma, ci sarà parecchio da fare in questi giorni. Grazie. Eh sì, infatti io non, adesso rispondo un po' di telefonate che nel frattempo stanno arrivando perché qui noi pediatri siamo impegnati H12, ma anche il sabato e la domenica per dare una mano, per far sì che le persone, tutti coloro che hanno dei problemi, almeno poterli risolvere noi, in trincea, come si dice, per non farli andare in ospedale, perché in ospedale meno si va e meglio è.